bel Rigopiano ai piedi del Gran Sasso, oggi la presentazione della manifestazione Pecorino e Pecorini, giunta alla nona edizione. Luca Labbricciosa è colui che ideò 9 anni fa questa manifestazione, ma com'è nata? È nata insieme a tanti amici, perché io rappresento un'associazione che si chiama La Zanzara, che organizza questo evento da 9 anni, quindi diciamo che l'idea originaria è stata una fusione di tante idee, di tante riflessioni fatte attorno a questo importante prodotto, il formaggio Pecorino di Farindola, ma soprattutto anche a tutti i vini vitigno pecorino che all'epoca, 9 anni fa, erano in fase di sviluppo, di crescita, di conoscenza. Che cosa offrirete ai vostri visitatori? Noi non siamo una classica, diciamo così, sagra, ma bensì una degustazione, quindi tutti quanti gli stand apriranno alle 9.30, alle 21, diciamo 21.15, e vi sarà la possibilità di degustare, a seguito comunque dell'acquisto dei coupon di un bicchiere che noi diamo in dotazione, regaliamo ai nostri, diciamo così, degustatori, la possibilità di degustare formaggio e vino, oltre ad altri prodotti come cioccolato, olio, pane tipico, salumi, biscotti e altri prodotti che sono tipici di questa zona. A Pecorino e Pecorini non soltanto formaggio e vino, ma anche cioccolato. Infatti siamo qui con un maestro cioccolatiere, Ezio Cettini. Ormai è una tradizione, con il cioccolato siamo riusciti a trovare una forma di affinamento del pecorino di Farindola che lo porta oltre i 2 anni, quindi abbiamo una dimostrazione qui anche per questi pochi eletti, per far vedere come si conserva un pecorino a 28 mesi. Questo pecorino che vediamo qui di fronte è a 28 mesi ed è stato 24 mesi ricoperto di cioccolato. Quindi è una magia nuova di tutto quello che può essere il panorama delle innovazioni alimentari, e camminando sempre insieme alla tradizione troviamo un pane che già di per sé ha note caratteriali di cacao, nocciole e caffè. Infatti non soltanto cioccolato ma anche pane, abbiamo parlato di un grano antico che per tempo non è stato utilizzato, invece ora è stato riscoperto, la solina. Che caratteristiche ha? La solina è un grano di alta quota, di territori freddi, si è adattato egregiamente in tutta la parte occidentale del Gran Sasso, individuata nella Valle Subequana. Le sue caratteristiche si mantengono dai 500 ai 900 metri ed ha questi profumi molto forti di caffè, cacao e nocciola, come dicevo già detto. Ed ha delle caratteristiche tecnologiche basse di glutine, quindi ha un basso contenuto di glutine, bassa quantità di proteine, un alto contenuto di fibre utili, ed è un grano difficile da panificare, ma le sue caratteristiche qualitative mi hanno spinto a fare degli sforzi, a mettere in campo tutta la mia conoscenza per trovare delle soluzioni panificatorie di questo grano, che si cerca di fare al 100% con l'aiuto di un altro grano antico che è la rosciola. Come si sposa con questa manifestazione? Beh, perché è figlio della montagna, come figlio della montagna il pecorino di Farindola, quindi questo pane viene alimentato con l'acqua del Vitello d'Oro, che è la sorgente sopra la Valle d'Angri. Bisendi e Farindola bevono la stessa acqua, e questo pane è chiamato il periplo del Gran Sasso perché il grano viene prodotto a Bariciano. E fa un percorso fino a Penne, all'oasi di Penne, dove viene molito e poi viene a Bisenti per essere panificato, ritorna all'Aquila come primo mercato. Ha trovato il mercato contadino dell'Aquila, questa iniziativa che vuole nutrire l'Aquila. Fiorenzo, il responsabile del consorzio del pecorino, nonché il protagonista di questa manifestazione. Questa è una manifestazione che noi abbiamo in qualche modo
cercato di aiutare e di spronare in qualsiasi modo possibile gli autori, perché ha un taglio che a noi interessa tanto, a noi del consorzio, perché è un taglio particolare in cui si vede più che in altre manifestazioni la passione di chi lo fa, quindi l'idea di qualcosa che cresca, della sperimentazione. Avete visto le affinature del formaggio nel cacao, che non sono legate ad un mercato di riferimento, perché questo è quello che è stato detto prima alla presentazione, ed è qualcosa che sicuramente fa crescere anche il produttore del prodotto tradizionale, e questo ci piace molto, e speriamo che naturalmente questa manifestazione riesca a crescere ancora di più ed avere ancora più risonanza a livello regionale. Il pecorino è il formaggio fatto dalle donne, in che senso? Sì, è il formaggio fatto dalle donne perché effettivamente da noi gli uomini non si sono mai occupati della caseificazione, ma non si sono mai occupati neanche di tutta la filiera, dalla mungitura quindi alla caseificazione e alla stagionatura, perché questo pecorino così particolare è sempre stato fatto in aziende molto piccole, in aziende di contadini, quindi non di pastori, e il contadino maschio si occupava della campagna, quindi dei lavori più duri da fare in campagna, e le donne hanno fatto sì che questo formaggio non ha finatura particolarissima. Il fatto che ci sia questa cura maniacale sia nella caseificazione sia soprattutto poi nell'asciugatura e nella stagionatura deriva dal fatto che le donne che stavano in casa le curavano come delle bambine le forme di formaggio, una ad una, e quindi quando parliamo di temperature, ad esempio, a cui si effettua la cagliata, molto bassa, del fatto di non cuocerla, del fatto quindi di voler restituire un prodotto molto molto profumato, molto ricercato rispetto agli altri pecorini, è sicuramente dovuto al fatto che sono state le donne a farlo e a tramandarsi di madre in figlia questa esperienza. Io vi posso dire una cosa: nel momento in cui abbiamo costituito il consorzio e quindi rimesso in luce questo prodotto, ci siamo resi conto che tutte le donne dell'area Vestina sapevano fare il formaggio, pure chi non l'aveva mai fatto, chi non l'aveva fatto da chissà quanti anni. E questa è una cosa per me molto bella, e che dà anche il segno del valore culturale di questo prodotto. Ci sarà anche della musica, però un po' differente dalla solita. Che tipo di gruppi ci saranno? Abbiamo cercato di dare spazio un po' a tutti i gusti, però dobbiamo sempre richiamare quello che è l'ambiente un po' più di degustazione, quindi non saranno gruppi che faranno musica diciamo di alto volume, diciamo che musica legata un po' più al soul, al jazz, alla ricercatezza, oltre comunque ai classici italiani, che comunque non sono sempre ben visti e ben ascoltati, come i vari cover di Zucchero, di Pino Daniele, eccetera. Ci vuoi anche dare delle chicche in anteprima su questo formaggio famoso? Sì, di famoso ormai è rimasto diciamo la ricercatezza, perché non si trova più nei banconi e nelle aziende, però quest'anno daremo la possibilità, oltre a degustare pecorino di Farindola, di degustare il nostro esperimento, che ormai è diventato così concreto, di degustare il formaggio pecorino di Farindola stagionato sotto fave di cacao. Quindi ci sarà la possibilità di degustarlo, ma addirittura di acquistarlo. In ottimo abbinamento ovviamente con i vini locali. Quali cantine ospiterete? Allora, le cantine sono 20, adesso non mi metto a annunciarle, perché magari qualcuno la dimenticherà e magari qualcuno poi si arrabbia, però sono 20 che sono diciamo del territorio abruzzese, quindi variano da diverse province, e sono aziende che comunque ci hanno in questi anni sempre dato una mano, e quindi dobbiamo ringraziarle, e per chi vuole documentarsi c'è la possibilità di andare sul nostro sito pecorinoepecorini.com, sulla nostra app che si può scaricare sia per Android che per iPhone, e soprattutto sulla pagina Facebook, dove le informazioni sono quotidiane, e là c'è la possibilità di interagire anche con le cantine, con i produttori e con i gruppi musicali che interverranno.
Un evento che rispecchia il territorio che lo ospita, ma per quale motivo voi avete deciso di fare questa manifestazione? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è sicuramente quello di valorizzare l'entroterra abruzzese, nelle sue tantissime esperienze culinarie, culturali, paesaggistiche, architettoniche, ambientali, ma soprattutto noi non abbiamo puntato a fare cibo street food, ma le aziende, cioè i ristoranti che partecipano all'evento produrranno i loro piatti dedicati anche all'evento nei pressi dei loro ristoranti, per fare in modo che le aziende, come la struttura che ci ha ospitato, Terrico Piano, le aziende abruzzese di Farina e dintorni, oltre a lasciare quel servizio, quel contatto con il cliente, lasceranno anche un ricordo del posto. Quindi chi verrà a Farindola e vorrà cenare prima avrà la possibilità di stare nel posto dove cena e poi spostarsi per le nostre degustazioni e avrà anche uno sconto all'ingresso dell'evento.